Signori, buongiorno, buongiorno e benvenuti ragazzi in Sardegna. Bella a tutti ragazzi, ben ritornati dal vostro Jogger. Signori, siamo arrivati finalmente in Sardegna. Per me, raga, vi dico la specialità, è la primissima volta che appunto vengo in Sardegna. Sembrerà strano, ma ci sono poco mai venuto, mi sono fatto l'Italia intera per eventi e cose varie, Sicilia, a Sardegna non me la sono mai fatta. Comunque ragazzi, oggi mi trovate come una foca spiaggiata al mare. Siamo qui, dove siamo? Qui siamo a spiaggia. Come si chiama questa spiaggia? Puntaldia. Siamo alla spiaggia di Puntaldia, signori. E oggi è il secondo giorno, siamo in Sardegna. Il primo giorno l'abbiamo, diciamo, perso per entrare in casa, abbiamo sistemato le cose, abbiamo fatto la spesa, abbiamo fatto un sacco di cosette e oggi abbiamo deciso di venire al mare. Ho dei capelli veramente orrendi, fanno schifissimo, mi sono esplosi, ma grazie, fanno veramente schifo. Facciamo così, ok, no, eh? E quindi che? E quindi raga, allora qui c'è, ciao amore. Ma sei matto? Allora, io vi voglio far vedere un attimo ovviamente la spiaggia Puntaldia, la spiaggia di Puntaldia. E poi questi giorni cercherò di portarvi anche qualche altro video, tipo Porto Cervo, tutte queste parti qua, Sant'Eodoro, cercheremo di andare nelle spiagge quelle più belle che ci sono della Sardegna. Ma vi faccio vedere un attimino, ragazzuoli, oggi che comunque è uno spettacolo incredibile. Vi faccio vedere, aspettate che faccio tipo la foca. Ok, ecco, così forse mi vedete un pochettino meglio. Sono uscito completamente dall'asciugamano, tutto il culo pieno di sabbia, bravo signore. Allora, vi faccio vedere un attimo, massa che capelli ragazzi, mi porco Giuda. Vi faccio vedere, guardate, che è un'acqua cristallina, un'acqua spettacolare. E che poi io, vi ripeto, sembrerà strano raga, ma è la primissima volta che io ovviamente vengo in Sardegna, anche proprio come viaggio, per rilassarmi e cose varie, e un'acqua così vi posso dire che l'ho vista in altre zone, ma l'acqua regata della Sardegna è qualcosa di spettacolare. Ora ve la faccio vedere anche. Guardate che vista che abbiamo, ragazzi. Perché ragazzi, purtroppo non mi sono portato la GoPro, perché altrimenti vi faccio vedere anche qualche pezzo di video sotto l'acqua con la GoPro, però non me la sono portata. Qui ci sta la parte ovviamente della spiaggia, l'acqua bellissima. So che c'è anche la spiaggia rosa, quella con la sabbia bianca dove vogliamo andare. So che lì con la spiaggia rosa non ti fanno accedere, è diventata tipo off limits, tipo madonna che capelli, fermate proprio. Però raga, uno spettacolo puro, veramente uno spettacolo. Questa qua è realmente la mia primissima volta in Sardegna, ragazzi. La mia primissima volta nel mare della Sardegna. Perché è così, raga, qui ci sono gli scogli, vedete? C'è stato un po' di scogli, un po' di cose, ma l'acqua, raga, mostruosa. Se riesco in questi giorni, quando poi andrò da altre parti, comunque spero ovviamente, vorrei portarvi un video tipo dove vado a Porto Cervo a prendermi tipo un aperitivo, oppure a prendermi i caffè con l'acqua e vedere se realmente costa, come dicono, cioè nel senso, io so che comunque dei caffè e l'acqua, c'è gente che ha pagato anche 40 euro per dei caffè e dell'acqua, quindi sono curioso, andrò questi giorni a Porto Cervo e vediamo un attimino, che proverò a fare questa prova con voi. Quindi andrò a Porto Cervo, mi prendo il caffè, acqua o gelato, quello che sia, e sono curioso di vedere quanto realmente spendo lì a Porto Cervo. Poi volevo fare anche altri video, altre cose, dove appunto andrò a mangiare uno dei migliori ristoranti forse della Sardegna e uno dei peggiori. Comunque porterò tantissimi video, anche mi sto attrezzando con la GoPro, perché devo andare a comprare la scatoletta per metterla sott'acqua, perché me la sono persa sinceramente. E vi voglio fare anche dei video sotto l'acqua, raga, perché è qualcosa di spettacolare. Cioè vi faccio, ma raga, io sono innamorato veramente, un'acqua così, cioè sembrerebbe una cazzata dirvelo, ma ovviamente lo sapete meglio di me come la Sardegna, raga. Io però è la mia prima volta e non sto scherzando, cioè veramente ve lo dico. Però un'acqua così trasparente penso neanche a casa, raga, l'avevo vista. Cioè io proprio zero. Ci manca solo che mi pizzi qualche traccia, no, qualche granchio, faccio un urlo tipo da, non lo so, da cosa, da qualcosa. Che mi ha toccato i piedi, qualcosa mi ha toccato il piede. Che cosa mi ha toccato il piede? Che cazzo, è un granchio, ma che? È una bestia, non so se si vede, ma è una bestia, raga. O è un granchio o era uno scoglio, ma mi sono cagato addosso. Quindi niente ragazzi, questo qua è il mare. Ci vediamo tra pochissimo. Intanto mi vado a ributtare tipo foca spiaggiata sulla sabbia. E mamma che spettacolo ragazzi.
Che spettacolo. Mamma mia, bello, bello, bello. Poi raga, già il mare è bello, è cristallino. Io sono troppo splendido, sono un sirenetto. Cioè, famo una combinazione perfetta. Ma raga, niente, mi sono tipo emozionato perché neanche il tempo di mettermi, o devo fare tipo le foto. Ma poi c'è un sacco di gente che mi segue qua in Sardegna, raga. Ma mi sa che mi conviene fare qualche evento o qualche raduno qua in Sardegna tante volte. Che bello, mo piove il sole e mo mustiono e mi cocio tipo pesci sulla brace. E che poi ti ha fatto? Joker Dozio. And I am too sexy for Milan. Ragazzuoli, procede questa giornata. Vi dico solo che so oltre le 4 e mezza. Ho messo il tipo a coce. Tira un vento da Madonna. Però vi faccio vedere. Si fa una balena spiaggiata, ragazzi. Cioè, questa oggi è la mia giornata di relax al mare. Si è alzato un vento incredibile. Infatti il mare si è un po' mosso, vi faccio vedere. Questa è la classica prospettiva di questo tipo quando si fanno le foto tutti quelli dal mare così, no? Le foto con le schiacce, cioè con le così, cioè con le cose che vedo come un po' d'attenzione. Ma si è pazza, porco pure. Questa è un po' la situazione, ragazzi. Gente che sta a fare i granchi, le cose, scogli, c'era. Che spettacolo, raga. E chi mi ammazza? Pie. Anzi, toh. Hanno voluto affanculare la gente. Guarda quanto è bello, guarda. Amore. Amore. Che stai a fare? Ti stai a ingozzare il panino? Io ti ho ripreso e pensavo che ti stavi a guardare il mare, invece ti stai a mangiare il panino. E tra l'altro era pure il mio. Sto a guardare il mare. Mentre ti stai a ingozzare il panino. Perché ho fatto una nuotata. Certo. Ho bruciato energie. Certo. Sta la piega, la pianta bomba, l'ho affogato. Certo. Guarda tutti gli atleti salutano. Certo. Amore. Basta, dammi il panino. Allora non lo mangiare. Non lo mangiare. Cattivo. Guarda il mare, va. Sbuffa pure. Hello darkness my old friend. I've come to talk with you again. Signori, buonasera. Allora, questa prima giornata di mare in Sardegna è terminata. Acqua bellissima. Io realmente, ragazzi, la prima volta che vengo in Sardegna e mi sto godendo il mare. Siamo partiti, cioè siamo scesi per la spiaggia con meno cose. Siamo tornati con matrassino gonfio, ci sta di tutto e di più. Comunque, signori, niente, spero questo primo video qua della Sardegna vi sia piaciuto. Ne faremo molti altri sotto l'acqua con la GoPro, con le maschere. Andremo a visitare spiagge, cibi, cose varie. Signori, mi raccomando, lasciate un bel like per il giocherone. Ci vediamo nel prossimo video sempre qua della Sardegna. Mi raccomando, seguitemi su Instagram dove vi pubblico tutte stories a casaccio. Quindi vi aspetto. In più, ragazzi, un like col prossimo video. Intanto vi invito a cliccare anche qua a fianco a me, ragazzi, per vedere altri due video se avete fatto ancora le visite. Cliccate con c'è per iscrivervi al canale e cliccate la campanella per prendere il prossimo video. Noi ci vediamo al prossimo video e vi ricordo solo una cosa, settembre. Ciao belli.